sto Natale, ma non voglio essere tragico, perché sono una persona positiva, che gli piace il divertimento. Però non dobbiamo mai scordarci quello che c'è di fondo. Tanti moriranno di freddo. I poveri barboni fuori dalla stazione di Milano, di Bologna, di Torino, di New York, di Boston, di tante parti del mondo non avranno nemmeno il Natale per loro, oppure verranno presi dalle circostanze, diciamo, sociali e portati in degli agglomerati dove daranno un pasto caldo, no? Ma io non lo so se Gesù fosse ancora vivo, se vedesse il mondo di oggi, se avesse saputo quello che è successo dopo, la promozione del suo personaggio, tutti i soldi che si sono fatti sul nome di sto poveraccio, che magari credeva veramente in un discorso, capito? Per migliaia di anni si va avanti a promuovere, no? Come se fosse una star, no? E le vecchiette danno le donazioni, e i vecchi danno i testamenti in favore della Chiesa, e gli altri prendono di qua, e gli altri prendono di là. Ma ormai l'abbiamo capita! Non dobbiamo lasciarci prendere troppo dal negativismo, per carità, assolutamente. Questa è una trasmissione di musica rock che vuol far solo pensare. Facciamo un pensiero a Natale, a tutti quelli che erano una volta bambini e che si ritrovano grandi, perché la vita ha avuto diverse strade, no? E allora uno ha preso la strada e l'altro ha preso la strada vicina, ma non era la strada giusta, capito? Era questione solo di fortuna, e si è ritrovato in mezzo ad un bosco scuro, capito? Laddove solo a vedere i cipressi alti ti viene paura l'istinto, no? Come se Dio dicesse, appunto, è solo un passaggio. Non posso dire che non sia stato tempo perduto. Le storie le ho fatte tutte, bene o male, almeno una volta l'ho vissuta, una storia vera. Ho vissuto un po' di tutto, capito? Non posso dire che sia tempo passato, capito? È solo un passaggio, non è nient'altro. Ci sentiamo tanto importanti per questo piccolissimo passaggio di cui non lasceremo nemmeno una traccia, nemmeno una traccia. E chi pensa di lasciarla? Poi dopo un po' ci si scorda, capito? Per cui siamo tutti in questo mare chiamato vita. E questo mare non è un mare di sangue, assolutamente. È un mare d'acqua limpida che dobbiamo far ritornare tutti insieme più limpida, capito? Attraverso le mani ancora stigmatizzate, stigmatizzate, ma che non facciano male o non mettono chiodi nel cervello. Chiodi nel cervello, onde diventare un numero, onde essere un essere umano con il proprio prezzo incollato su, come in un supermercato. Quello siamo diventati! Non io, magari neanche voi, magari quegli altri mi hanno messo in un confessionale stasera. Io devo capire il perché. Già lo so perché mi hanno messo in un confessionale. Perché dobbiamo confessare una cosa gravissima, una cosa
indecente, una cosa che se fosse un ratto andrebbe cacciato, schiacciato come l'ultimo dei lombrichi. Visto dall'alto sembra la colla che unisce serpe a serpe, ma si nascondono tanti meandri intorno per arrivare a questo confessionale e rivelare finalmente al nostro pubblico il perché una famiglia fatta di tecnici, di registi, di direttori di produzione, di un presidente, eccetera, si deve sgretolare per colpa di uno! Per colpa di uno! Ecco, ringrazio la Discoteca Laziale, grazie per i dischi nuovi e abbiamo dei dischi molto belli, molto molto belli, specie questo. Loro sono norvegesi e io parto subito con Richard Benson il mercoledì alle 22.05, ma viene poi un'altra trasmissione il venerdì alle 22.35. Sono due trasmissioni diverse. Sto facendo televisione in America e su delle televisioni rock ed è un po' la stessa cosa in inglese. Capito? E parlo anche di televita. Quella è un'altra storia, però va bene uguale, va bene anche lì. Diffondiamo il messaggio a tutti, no? Diffondiamolo questo messaggio rock, hard rock, heavy, metal progressive, fusion, jazz, blues. Non sempre le solite canzoni, capito? Non sempre i soliti discorsi che se vanno ogni anno, a fine anno, onde congiungere le mani in una sorta di preghiera, che preghiera non è! Che preghiera non è!